Ciao a tutti, come state? Sono Kamigiri e benvenuti nel mio canale. Sono tornata con un altro video di unghie, visto che ormai l'estate è finita, ho pensato di fare un video in cui creo una nail art autunnale. Prima di iniziare, però, vi raccomando di lasciare un like, di andarvi ad iscrivere e di andarmi a seguire anche sugli altri miei social. Bene, iniziamo. Ho preparato qui le 5 tip, una per ogni dito. Vado un attimo a limarle velocemente. Per togliere un attimo le imperfezioni. Ok, per questa nail art utilizzerò come smalto questo colore qui, che è un marrone tendente al malva, non so bene come definirlo, comunque questo, molto autunnale secondo me. E poi il bianco, che servirà per la French. Come top coat utilizzerò per alcune dita questo qui, che è quello matte. E per altre quello lucido. Poi mi servirà uno stampino per lo stamping, per fare la French. Utilizzo un pezzetto di questi Water Decals per un'unghia, questo nastro sottile dorato e questi sticker dorati a cuoricino. Inizio col primo dito, il pollice, e qui faccio subito la French. Prendo quindi questo colore qui, il marrone, e vado a dare una passata. Metto in lampada e ne do un'altra. Ho fatto le due passate di smalto e ora vado a fare la French con lo smalto bianco. Per fare la French utilizzerò questo stampo, che è quello che si utilizza per la tecnica dello stamping. C'è questo trucchetto che consiste nel mettere un po' di smalto qui. Tra l'altro ho fatto anche uno short in cui provo questo trucchetto, quindi se volete andarlo a vedere ve lo lascio qui sopra. Dopo aver messo lo smalto, prendo l'unghia e non faccio altro che premere. E vedete che viene la French. Ovviamente adesso devo un attimo sistemarla, però è veramente molto semplice per fare la French. Un po' gli angoli. Ovviamente non viene perfetta, però per chi non sa fare la French a mano libera è un bel metodo. Ok, vado ora in lampada così la fermo subito e ora vado con il top coat matte e vado in lampada e il pollice è pronto. Eccoci all'indice, anche qui vado a fare due passate sempre con lo stesso smalto. Per l'indice utilizzerò questi sticker qui, che sono dei cuoricini dorati. Utilizzerò questi piccoli e andrò a metterli qui sull'unghia, su tutta l'unghia. Cercherò di metterli in maniera abbastanza ordinata e ho preso anche una pinzetta per aiutarmi con l'applicazione. Eccola qui, volevo mettere i cuoricini in maniera ordinata, ma alla fine ci ho rinunciato, li ho messi un po' a caso. Comunque questo è il risultato, adesso vado a mettere il top coat lucido. Passo ora al medio, anche qui vado a fare due passate con questo smalto. Per il medio mi servirà il Water Decals, io ho preso questo qua leopardato. E poi eventualmente anche questo nastrino dorato. Io vorrei fare praticamente metà unghia leopardata con questo
mettere a metà il nastrino dorato e a metà lasciarla così. Quindi vado a prendere la forbicina, taglio il pezzo, dovrebbe essere abbastanza così. Sì, dai, spero di aver tagliato giusto. Ora vado a togliere la pellicola. Metto in acqua, lascio per un po' qui in acqua, qualche secondo, e ora vado ad applicarlo sull'unghia, facendo molta attenzione. L'ho posizionato, taglio l'eccesso, lo blocco subito con lo smalto e poi vado a fare le rifiniture. Ora vado a limare via l'eccesso, prendo il nastro e lo vado a mettere qui in mezzo per dividere le due parti. Vado a mettere un'altra passata di smalto. Ed eccola pronta. Passo ora all'anulare. Anche qui vado con una passata e poi andrò anche con la seconda di questo smalto marrone. Vado ora a fare lo stesso procedimento che ho fatto prima con l'indice, quindi prendo i cuoricini, quelli piccoli, e li attacco. E ora top coat e lampada. Infine l'ultimo dito, il mignolo. Vado a fare la stessa cosa che ho fatto per il pollice, quindi inizio con una passata di questo smalto. Anche qui vado a fare due passate ed ora vado a fare anche qui la French con lo smalto bianco e lo stampino. Quindi, come ho fatto per il pollice, metto un po' di smalto sullo stampino, prendo l'unghia e premo. Ed ecco il risultato. Vado a metterla in lampada, vado a mettere il top coat matte anche qui ed ecco finito anche il mignolo. Questo è il risultato finale di tutte le unghie. Cosa ne pensate? Secondo me sono veramente molto carine e molto autunnali, però ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. Vi ricordo poi di lasciare un like, di andarvi ad iscrivere per non perdere i prossimi video e di andarmi a seguire anche sugli altri miei social. Vi ringrazio di essere arrivati fino a qui e vi aspetto al prossimo. Ciao ciao!